Luca Sappino per la Ecco Sette, Luca. la trasmissione Tagadà. Salve Presidente, noi raccontiamo ogni giorno un aumento di diffidenza rispetto al vaccino AstraZeneca, con un aumento dei rifiuti dell'inoculazione di AstraZeneca. Cosa succede? Cosa deve succedere a chi rifiuta il vaccino senza le opportune ragioni mediche? Finisce in coda alla lista dei vaccinandi oppure avete modo di sostituire per tutti il vaccino? Una domanda poi al Ministro Speranza, che ne sarà, a che punto siamo sulla produzione di un vaccino italiano, soprattutto partendo dal dato che reitera, è un vaccino a vettore virale come AstraZeneca, come Johnson & Johnson, ed è quello il vaccino su cui il governo ha impegnato 80 milioni. Poi un fuorisacco, se No, no, c'è, no, mi no, se c'è dispiace, una, io, se no, può io, dirci, se può guardi, già non dirci mi se ricordo concederà nemmeno la la prima cittadinanza a domanda. Patrick Zaki come No, chiesto non dal ric Senato. no, guardi, allora, prima domanda era, la prima Cosa domanda. succede a AstraZeneca, a chi rifiuta Allora, prima AstraZeneca? di tutto, io non so, poi il Ministro Speranza mi correggerà, ma io questo crollo di fiducia in AstraZeneca nei dati non lo vedo. Però poi il resto delle domande sono per il Ministro Speranza. Prego. Sì, in realtà anche a noi non risulta questo crollo, invece ci risulta una maggiore richiesta di informazione. Dagli hub vaccinali ci arriva una domanda piuttosto consistente, che io credo sia legittima, sia giusta, sia comprensibile, di avere ulteriori informazioni su questo vaccino. Io ho avuto modo ieri di fronte al Parlamento, nell'informativa che ho fatto proprio sul vaccino AstraZeneca, di spiegare che è un vaccino efficace e sicuro che fa parte della nostra strategia su cui noi continuiamo a puntare. L'evidenza scientifica ci ha portato ad una raccomandazione di natura Insomma, anagrafica, noi, quindi in devo dire, queste non ore il per, vaccino AstraZeneca è utilizzato sopra i 60 anni diciamo, e intendiamo smentire ciò continuare ad che dicono utilizzarlo. I il dati che ci Premier arrivano Draghi e il dai Ministro territori sono Speranza, però dati dal nostro incoraggianti. osservatorio e dai dati che ci arrivano Chiaramente chi dalle rifiuta questo regioni, vaccino in va in Cuba particolare e non nelle ha una regioni del possibilità Sud, c'è immediata un di problema con sostituirlo, AstraZeneca. ma Vi abbiamo mostrato l'invito le che noi immagini facciamo a della tutti gli italiani è di Sicilia, non vaccinarsi a caso è perché stato tutti i pensato un vaccini open di cui day. disponiamo sono ugualmente E per efficaci e sicuri. provare a somministrare appunto il vaccino AstraZeneca, però noi ovviamente ci auguriamo che il problema non ci sia e ormai è un po' di tempo che Senta, quella era una facciamo domanda fuori la sacco, campagna quindi dell'io mi mi spiace. vaccino. Le Sentiamo. rispondo brevemente che è un'iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento, quindi prego. Francesca Tana per l'agenzia Luca ha provato ad Italtrade. insistere Buonasera su Presidente, Zaki, buonasera però Ministro. non è Un'ultima arrivata precisazione, non ho capito se risposta. il coprifuoco Sentiamo resta o ancora, credo si parla. questa.